Domanda da un milione di euro. Qual è la parte dove inizio il Camon? A livello professionale inizieremo dalla mazza, la parte più ricca del Camon. Due dita dal cuore de con, taglio obliquo e con l'aiuto dello spelucchino, per fare una pulizia parziale, faremo un'incisione per tutto il Camon. Per iniziare con il primo taglio andremo a togliere solo momentaneamente l'etichetta. Questa è un'etichetta di garanzia che deve essere sempre ben visibile al cliente. Una volta fatta la prima incisione all'altezza del cordecon, ci aiuteremo con il nostro spelucchino per fare un'incisione lungo tutto il nostro camon. Questa incisione ci aiuterà ad avere una pulizia molto più facile e il camon risulta bellissimo alla vista del nostro cliente. Come avete visto, abbiamo tolto la prima parte del camon con questo coltello. Ora, con l'utilizzo del coltello da risosso, andremo a tagliare in questo modo la parte interna dell'anca, facendo appoggio sull'osso e volteando verso il basso. Andiamo a pulire questa zona interna togliendo la prima parte in maniera molto lenta e andiamo a pulire il nostro camon perfettamente. Abbiamo finito la pulizia interna del nostro camon. Come vedete, non c'è nessuna parte di colore giallo, è completamente pulito e ora andremo a tagliare la parte esterna. Una volta che abbiamo tolto la prima parte, andremo sempre con il coltello da risosso a togliere la parte gialla del nostro camon. Altra domanda che spesso mi fate è: quanto grasso devo andare a togliere? Andremo a togliere tutto il grasso giallo fino ad arrivare al grasso bianco o rosa. Ora che abbiamo il nostro camon aperto, siamo pronti per iniziare a tagliarlo.